Signor Ministro, autorità, illustri relatori, gentili ospiti, signore e signori, come consuetudine ho l'onore di aprire i lavori dell'annuale, ormai tradizionale, permettetemi di dirlo, convegno della Fondazione Italcementi, portandovi un saluto di benvenuto e un ringraziamento per l'assidua partecipazione. Gli spunti emersi nelle precedenti edizioni sono sempre stati occasione di proficuo scambio di idee e di riflessioni, utili, credo, per tutti noi e per i ruoli di responsabilità che vicendevolmente ricopriamo. Quest'anno il titolo del convegno prende spunto da un articolo di Jacques Delors, presidente della Commissione negli anni 85, dagli anni 85-94, ma soprattutto ormai figura emblematica nella storia della comunità, pubblicato nell'88 su Politique Internationale. Il tema, ovvero la necessità di rafforzare l'Europa da un lato e il suo essere un'unità di soggetti nazionali insopprimibili dall'altro, è di stringente attualità e problema essenziale e ricorrente nell'azione comunitaria. In effetti, la riflessione sulla dimensione europea è stato un filo conduttore dei convegni della Fondazione di questi ultimi anni. Abbiamo parlato di Europa e Stati Uniti in occasione della prima elezione di Obama e dei primi segnali di crisi, del rapporto fra credito e imprese a livello italiano ed europeo, quando la crisi era ormai manifesta, del peso dell'Europa nello scacchiere internazionale e, lo scorso anno, del ruolo dell'impresa nella situazione di crisi particolarmente forte nel nostro continente. Oggi l'Unione Europea si trova spesso in una situazione di persistente embarras della sovranità, di stallo cioè che sembra impedire o quantomeno frenare l'attuazione di strumenti e di misure di adeguata incisività necessarie per far fronte con decisione e tempestività alla più grave crisi economica del dopoguerra. Da una parte l'esigenza riconosciuta di una maggiore integrazione quantomeno economica e finanziaria, dall'altra il contrappeso degli stati e le spinte di interesse nazionali accentuate dalla situazione economica e dalla preoccupazione per il futuro. Cito un brevissimo pensiero dall'articolo dal quale abbiamo tratto l'intitolazione di questo convegno. Alcuni vi hanno colto erroneamente un attacco contro la sovranità nazionale. In realtà sarebbe più fruttuoso analizzare l'embarras delle nazioni europee e dei loro poteri, collegandolo a due elementi indiscutibili: la crescente interdipendenza delle tecnologie, dei mercati, delle economie e la necessità di cercare quella cooperazione essenziale per un rafforzamento. Anche se la data è un po' lontana, mi sembra una considerazione quanto mai attuale.
Le situazioni contingenti mutano, ma i problemi fondamentali rimangono con la loro assoluta predeterminazione. Scusate, predominanza. Abbiamo qui con noi importanti relatori che hanno accolto il nostro invito e che desidero ringraziare, provenienti da esperienze europee e internazionali e protagonisti in ambito accademico, universitario, economico e istituzionale. Lascio ovviamente a loro il compito di affrontare il difficile tema. Non dubito che ci daranno elementi di approfondimento e di indirizzo. Nella lingua cinese, crisi e opportunità sono due facce della stessa medaglia. Che dalla crisi dell'Eurozona nascano elementi di accelerazione verso nuove e più efficaci forme di integrazione che ci permettano di superare questo difficile momento è elemento essenziale per uscire realmente dall'attuale fase di generale preoccupazione. Ma soprattutto è solo un soprassalto di coesione, risoluzione e completezza di azioni pari in tutto e per tutto alle esigenze del momento che deve e può superare le pur complesse attuali prospettazioni. Ringrazio Italcementi e Italmobiliare che ormai nel 2004 ebbero l'intuizione di dar vita alla Fondazione Italcementi come luogo di promozione di ricerca e formazione con particolare attenzione ai temi dello sviluppo economico e sociale delle imprese e che anche ora ci permettono di mantenere, pur con le dovute attenzioni alle priorità imposte dalle difficoltà del momento, la possibilità di perseguire l'essenzialità dei nostri fini istituzionali. Grazie e un augurio di buon lavoro a tutti.